Benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo andati qua per il commento a freddo, cioè dopo il giorno dopo, con tanto di pagellone di Celta Vigo Real Madrid. Celta Vigo perde, cioè Real Madrid vince contro il Celta Vigo 1 a 4. Partiamo dal primo giocatore del Real Madrid, io l'ho vista tutta, che è Thibaut Courtois. Courtois che non può molto su rigore, ci va vicino, però è un rigore tirato all'angolino basso, semi impossibile. Comunque gli do 6 perché non è stato chiamato a parate improbabili, ma non ha nei pochi tiri non ha sfigurato, quindi 6. Non ho molto altro da aggiungere su Courtois. Ferland Mendy che fatto una buona gara. Mendy 6, 6 perché comunque nella difesa nessuno è stato fantastico, nel senso nessuno ha fatto i miracoli, però quello che doveva difendere Mendy lo ha difeso, insomma non gli si può dar meno, secondo me è una prestazione sufficiente. Un po' in ombra rispetto agli altri hanno reso meglio, soprattutto all'attacco in centrocampo, però comunque buona partita, nient'altro da dire. Eder Militao 5 e mezzo. Nel senso che, eccetto per il rigore là, al quale non voglio dare tanto peso, perché diciamo che alla fine è contato e no, però male, male sul rigore, quello non si può negare. È andato col braccio troppo in avanti, ha sbagliato, e la prossima un pensierino a fare iniziare Rudiger da titolare ce lo potrei fare, al posto di Militao magari, ha comunque fatto una partita. Sì, ok, includendo il rigore la partita secondo me è insufficiente, perché comunque quel rigore là è un po' plateale, è un'ingenuità, però comunque non è che abbia fatto danni, molti danni, quindi per dire 5 e mezzo secondo me è la valutazione corretta della sua partita. David Alaba 6, 6 perché non ha sfigurato, però non è nemmeno stato al centro della demolizione. A livello di risultato del Real Madrid, a livello di gioco no, però Celta Vigo sappiamo che è così, gioca bene ma perde sempre. Non è che ci dobbiamo girare tanto intorno, non ha sfigurato, però non è stato il protagonista, comunque 6 se lo merita perché non è che abbia fatto danni. Carvajal, stessa cosa, 6, 6 perché Carvajal perché Carvajal non ha sfigurato, però non ha sicuramente fatto la gara del secolo. Non ho nessun highlight in mente di Carvajal, però non gli si può nemmeno dire tanto, perché comunque ha giocato bene. Ha giocato una partita sufficiente, non ho molto da dire al riguardo. Buona partita di Carvajal, che magari sarà lui a cedere il posto di titolare per Rudiger. Io non so fino a quanto Carvajal al contratto. Sta di fatto che la scorsa stagione sì e no, nel senso che non è che abbia fatto i miracoli, però non è uno stato scarsissimo, cioè io delle volte mi ero arrabbiato con lui, perché in effetti qualche ingenuità o qualche errore l'ha fatto. Però diciamo che Carvajal è un giocatore ancora giovane, cioè non è che ha 35-36 anni, Carvajal ha 31, 30 anni, non mi ricordo adesso. Prossimo, Tchouaméni che ha fatto una gara pazzesca, cioè Tchouaméni ha recuperato dei palloni. Ha recuperato 7-8 palloni come minimo. Poi è stato quello che ha portato al terzo gol o al quarto. Adesso non. Quarto. È stato quello che ha portato al quarto gol, perché il terzo era quello di Vinicius, che praticamente contrasto, recupera palla, poi la dà a Vinicius, che poi la dà a Benzema, Benzema cade e la dà a Valverde. Insomma, 7,5 perché è ovunque veramente. Non fa rimpiangere Casemiro per la prima gara, secondo me titolare. Lui ci può stare, attenzione perché Camavinga pure potrebbe giocare titolare al posto di Kroos, che la scorsa stagione ha sempre fatto una stagione sufficiente, perché in realtà non è che abbia fatto la sua miglior stagione. Insomma, io l'anno prossimo vedo che secondo me Kroos se ne andrà e Modric, se continua così, continua, fa un altro anno. Perché Modric veramente oggi pazzesco, come Tchouaméni veramente una gara fantastica, ha impressionato tantissimo. Recupera palloni a più non posso, una cosa pazzesca, un muro, bravissimo, 7,5 poco da dire. Camavinga
Camavinga 7, ottima gara anche la sua, un po' sotto quella di Tchouaméni, ma comunque gara di alto livello. È stato un giocatore fondamentale per il Real Madrid. Lui e l'altro compagno francese sono il futuro di questa squadra, una cosa pazzesca. E ottima gara anche sua. La scorsa stagione ha dimostrato buone cose. Oggi con la D, quest'anno con la D di Casemiro magari troverà più spazio. Bene, bene, mi è piaciuto Camavinga. Ha fatto una gara di buon livello, di alto livello. Il maestro Modric, un fenomeno. Il miglior centrocampista al mondo, che quest'anno merita, secondo me, la top 10, sicuramente, ma anche la top 5 nel pallone d'oro. Cioè, se mi mettete De Bruyne sopra, mi scandalizzo, con tutto il rispetto per De Bruyne, ma Modric è stato più decisivo. Cioè, visto anche nella semifinale della semifinale col City. Modric ha quarto 8. Gol da fenomeno, assist per il terzo gol di Vinicius, perfetto, un maestro. Semplicemente, ragazzi, il miglior centrocampista al mondo, possibilmente anche degli ultimi 10 anni, non lo so. Una cosa, un giocatore sontuoso, incredibile, fortissimo. Cioè, se lui continua a giocare così, io lo tengo anche a 45 anni, parliamoci chiaro. Un giocatore pazzesco. Questo giocatore qua va per i 37. Ne ha quasi 37, 37 da compiere il 6 settembre, il 5. Fenomeno. Vinicius Junior, 7 e mezzo. 7 e mezzo anche lui perché fa gol, fa assist, è ovunque. Non dribbla troppo delle volte come fa, o comunque non dribbla a caso. Mi è piaciuto. Molto bravo. Assist per il quarto gol, il terzo gol è il suo. Bravo a schertare il portiere, bravo a cogliere l'occasione del passaggio di Modric. Poco altro da aggiungere. Benzema 7. Procura rigore fallito Hazard e poi segna un gol su penalty, lascia Alex Piazza al portiere. Beh, classica buona partita. Nelle partite dove ho giocato quest'anno, diciamo che qualche occasione un po' l'ha sciupata, però io possiamo accettare. Dai, comunque a 36, no, 34 e va per i 35. È un giocatore che è prossimo pallone d'oro, se non glielo danno. Ciao ciao pallone d'oro. Veramente bravissimo. Oh, Benza anche oggi, classica gara di ottimo, di alto livello. Valverde non sfigura, 7. 7 perché segno forse è stato quello un pochino più in ombra rispetto agli altri, a quelli che hanno segnato, però comunque la gara di Valverde è assolutamente positiva. Questo è un giocatore che l'anno scorso e quest'anno penso anche giocherà dalla destra, è il titolare su quella fascia, ha dimostrato di saperlo fare. Non sarà il suo ruolo preferito, ma ragazzi, veramente bravo. Ha dimostrato di saper giocare ad alto livello. Ha dimostrato che lui è un ottimo giocatore e che merita della titolarità sulla fascia destra. Adesso invece passiamo ai panchinari. Rudiger 6,5. Gioca 20 minuti o 10 e fa bene. Fa quell'azione là che poi va. In cui Benzema poi si va a procurare rigore, dove è bravissimo, dribbla un giocatore, va in avanti, ragazzi, Rudiger è forte. Rudiger, terzino destro, mi convince. Si potrebbe provare al posto di Carvajal, se Carvajal fa male. Bravo Rudiger, bellissima entrata, non gli posso dare 7 o 7 e mezzo, perché comunque ho giocato 15 minuti. 6 e mezzo per quanto fatto, è stato bravissimo. Beh, sono contento della sua gara, è un ottimo innesto. Hazard, 4. 4, sono severo. È da 5, però io do 4 per un semplice fatto. Basta. Cioè, basta. Se non sei in grado, non sei in grado. Non è che devi continuare. Basta. Rigore tirato, secondo me, malissimo. Piano e poco preciso. Il portiere non ha fatto un miracolo per pararlo. Il portiere si è buttato dal lato giusto e sbagliato. Ed è bastato quello. La poteva anche bloccare, potenzialmente. Non l'ha fatto, ovviamente, per non rischiare. Basta. Cioè, Hazard mi ha stancato. 20 milioni all'anno prende e ogni volta che entra, questa è la prima volta che tiro rigore a Madrid, spero anche l'ultima. Ogni volta che io l'avevo detto prima che lo tirasse, che avrebbe sbagliato, e ho indovinato, infatti non capisco perché l'abbia tirato, cioè capisco che deve riprendere la confidenza, ma ragazzi, se uno non sa fare le cose, non è che, cioè, nel senso, o gliele spieghi, o gli spieghi come tirare il rigore, perché Hazard non sa tirare il rigore Real. Perché il semplice fatto che non è mai stato il primo tiratore.
fino a quando ci stava Ramos, il primo tiratore era Ramos, poi ci stava Benzema, poi ci sta Modric, poi ci sta quello, quell'altro, lui è il sesto, settimo tiratore. Hazard mi ha veramente stancato. Io non ce la faccio più con questo giocatore, 115-105 milioni pagati, e vederlo con quel numero di maglia è scorretto, perché non merita indossare la 7, non merita indossare la 7 che l'hanno indossata la gente come Raul, come Ronaldo, basta, basta, cioè una cosa pazzesca. Hazard non ce la faccio più, veramente. Io speravo che lo segnasse perché magari riprendeva a giocare decentemente, ma ogni volta che entra fa 3 e 4 passaggi e poi non fa più niente. È finita là la partita di Hazard. Cioè tu metti un ragazzino da primavera di 16-17 anni e ti fa la stessa cosa che ti fa Hazard, se non meglio. Una cosa, ci fosse una volta che fa assist, che segna e che impressiona il coach. Non chiediamoci poi se Hazard, perché non gioca mai, perché non merita di giocare. Ha tirato un rigore orrendo. Basta, io Hazard sarebbe da 5, ma gli do 4 perché mi ha stancato in tutti questi 4 anni. L'unica cosa che ha fatto è andare sovrappeso di 8 kg nel primo anno, cioè arrivi tu sovrappeso di 7 kg, non ti alleni, non sei professionale, ha stancato. Cioè, Hazard ha stancato. Hazard bisogna rescindere il contratto o fare qualcosa perché non ce la faccio più a vederlo in questa squadra, veramente. È una cosa incredibile. È un giocatore perso che non si è ritirato, ma come se si fosse ritirato. Non gioca più ormai. Basta. Cioè io sono stupito del perché questo sta ancora sta qua. Questo ancora sta qua, non se n'è andato la scorsa stagione. Non lo so, non lo so, veramente Hazard malissimo, malissimo, malissimo. Una cosa terrificante. Ceballos sei o senza voto, insomma, comunque entra e non fa la sua sporca e non sfigura. Stessa cosa per Asensio. Pagelloni che finiscono così. Sono contento. Anzi, il pagello di Ancelotti per ultimo, al quale do 7 perché comunque la gara è stata impostata bene. Mi è piaciuto molto il Madrid, al Madrid in generale do 7. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere il video più non posso. Vi ringrazio a tutti per la visione, ovviamente commentate. Da me è tutto, ciao.